Eccomi, buongiorno. Oggi è mercoledì 4. Sono ad Acqui perché ho portato le bambine dalla mamma, perché io sto andando a farmi le unghie. Stamattina ho messo su, ho iniziato a mettere su la marmellata, però devo andare a comprare i tappi perché non li ho, i barattoli mandano i tappi, quindi poi mi avevano detto che i tappi è meglio comprarli nuovi ogni anno, quindi li andrò poi a prendere dai cinesi. Intanto devo andare a comprare una sedia e niente, adesso appunto sto andando a fare le unghie. Se riesco vi faccio vedere qualcosina, altrimenti ve le faccio vedere poi quando le ho fatte. E certo che è veramente difficile scegliere il colore, comunque, perché comunque poi le tieni un mese, quindi deve essere un colore che comunque ti piace, ma al momento ancora non so bene quale fare. Cioè, un'idea ce l'ho, però devo vedere se poi mi piace l'estate, come vi ho fatto, come avete visto stamattina. Non dico che è finita, ma a su male, perché è brutto il tempo, continua. Per carità, io sono felicissima, si sta da Dio, però di notte diciamo che fa un pochettino freddino, ecco. Però se no, tutto sommato, io sto benissimo, perché almeno si sta freschi, anche quando si esce non si suda, cioè io lo preferisco. Però è anche vero che siamo ad agosto e magari ancora un pochettino di caldo potrebbe farlo. E poi soprattutto per stendere la roba, io adoro stendere la roba fuori, il profumo che ha la roba stesa fuori, cioè è fantastico, il profumo della roba l'ha riaperta. Però se continuo a fare così, infatti ho rimesso in moto l'asciugatrice, perché se il tempo è brutto, io la roba la devo far asciugare. E quindi niente, adesso vado appunto a fare le unghie. E ci aggiorniamo quando ho finito. Ciao! Allora, eccomi, sono uscita. Qua ci sono le mie unghiette. Non sarete abituate a vedermi con le unghie fatte, perché ho sempre delle mani da far paura. Le ho fatte così, color carne, con i brillantini blu in punta, e poi questa qui invece l'ho fatta grigina, bianca, grigio. Vabbè, comunque sono venute molto bene, me le ha fatte benissimo, sono soddisfatta. E niente, ho già preso il prossimo appuntamento per andarle a poi a sistemare, perché ha detto che cresceranno tantissimo, visto che è la prima volta. E basta, nel frattempo ho sentito Chiara anche, che mi ha detto che va bene la proposta che le ho fatto, quindi adesso piano piano mi prepara tutto e poi me lo manda. E adesso sono venuta, mi sono parcheggiata, così vado su dalla mamma, vado a fare la pipì, vado a prendere i bambini e così portiamo Giorgia dal dentista, poi devo andare a comprare, ve l'ho detto, la sedia e i tappi per i barattoli, così arrivando a casa finiamo questa benedetta marmellata. E buon, questo qui è un piccolo aggiornamento, perché stamattina ho messo sulla marmellata di pesche, ma forse ve l'ho già detto prima, e niente, quindi domani poi si riparte di nuovo per finire la camera dei bambini. Ieri sono arrivate anche le scrivanie, e quindi sicuramente monteremo anche le scrivanie. Mi dispiace, oggi è mercoledì, il video ad ora, che sono le 16 qualche cosa, non è ancora uscito. Adesso vedo se riesco a editarvelo e farvelo uscire. Comunque sicuramente esce oggi, non so bene a che ora, ma esce oggi, abbiate fiducia. Ma quando voi vedrete questo video sarà già uscito il video, però abbiate fiducia. E boh, basta, stamattina ho avuto un po' da fare, ho sistemato un po' e quindi è per quello che non sono riuscita a editarlo. E ieri sera alle 11:30 ero cotta, mi sono addormentata.
E boh, basta. Vado a prendere le bambine. Ciao. Allora, siamo arrivati a casa e siamo passati all'Eurospin. Sono scese Giorgio e Nicole e abbiamo preso questo grattugiato italiano, 6 buste. E poi una busta di grana padano DOP per fare per noi gli gnocchi alla romana, invece per loro per la pasta. E poi ho preso delle cose dai cinesi, ma ve le faccio vedere. Allora, abbiamo preparato gli gnocchi alla romana. Vabbè, ho usato quei preparati che avete visto, che ho preso quei salamini che ho preso al Galassia, e li abbiamo disposti su una teglia. Abbiamo seguito le istruzioni che c'erano sopra. Ma è qua Manuel che dicevano di tagliarli a dischetti, impanarli nel formaggio, di disporli su una teglia. Noi abbiamo usato la placca del forno con la carta da forno e poi di mettere dei fiocchetti di burro, ancora formaggio, ed infornarli a 250 gradi per... Devo andare a controllare perché non mi ricordo. Cosa dovrebbe C'è questa placca del forno più questa tegliettina. E niente, poi accompagneremo dopo con della verdura, per chi la vuole, insomma. Adesso vado a vedere, anzi ve lo lascio scritto in sovraimpressione, per quanti minuti a 250 gradi. Allora, Maurizio sta per aprire il regalo di oggi. Forza, Mauri, dai. Vai, io sono Mauri. Dai. Non Vai, facciamolo insieme. c'è niente, mi dispiace. Non c'è il contenuto? Che cos'è? Non c'è il La contenuto. custodia No, della non è Roma. Ah, ok, c'è. C'è una bustina. Sì, è una bustina con dentro. È sua. Secondo me non è Ma sta. no, è per quello. Ce la fai vedere? È per quello, ci proviamo. Facci vedere. Faccela Yeah. vedere. Faccela Yeah. vedere. È come la Ma cuffia del perché mio sto parlando bene? È suave. Roma. Sono molto sexy. Sta facendo il video. Sta facendo. Buongiorno, oggi è giovedì 5. Vi faccio vedere quello che abbiamo preso ieri dai cinesini. Allora, Giorgia si è presa questo portafoglio, così, porta monete, porta tutto, perché comunque da settembre, col fatto che si dovrà portare dietro il documento e qualche soldino, è comunque giusto che abbia un posto dove metterli, mica può lasciarli così sparsi. Poi ho preso i tappi ho presi anche più grossi per i contenitori, perché i barattoli della Bormioli li ho, non avevo tappi, e quindi ho preso un po' di tappi. Poi ho preso questi barattolini qui con i cuoricini, sia rossi che bianchi. E poi erano in offerta, ho preso 6 bicchieri, perché quelli che abbiamo stanno, Decidendo. piano piano si stanno rompendo. Poi lo schiaccianoci, così riusciamo a mangiare le noccioline, e questo piccolissimo grattaschiena, che è fatto così, qua sembra una penna, e poi qua c'è il Ho grattagratta. provato anche ad aprire perché pensavo che non aveva penna, ma in realtà no. Poi invece per Sabrina questo portafoglio, perché lei non ce l'aveva, così almeno può contenere tutti i suoi soldini.
E niente, fatto c'ha il gattino sopra, vabbè, glielo suggerite io. Questo però devi staccare. Dentro si apre così, qua ci va i soldi e qui mettila. E qui ci andrebbero le tessere e poi qui c'è il portamonete. Quindi piccolino ma utile. Per me è troppo piccolo per via di tutte le tessere sanitarie che ho. Quindi questi qui è tutto quello che abbiamo preso. I tappi stavano a 90 centesimi, i barattolini un euro, no, forse un euro. I bicchieri 1,99€. E buon, quindi adesso vado a prendere questi barattolini, gli do una sciacquata, levo l'etichetta, così almeno li metto a bollire perché la marmellata deve essere poi messa nei barattoli. Allora, come vi avevo detto, ho pulito le pere, adesso le vado a lavare, le metto in pentola e ci andrò a mettere pochissimo zucchero, primo perché sono super dolci, secondo perché preferisco non aggiungere troppo zucchero, ne metto un po' giusto per modo che si conserva bene. Però non voglio esagerare, non so anche qua quanto sia di peso, quante pere siano, comunque all'incirca andrò a mettere come per le pesche un 300 grammi di zucchero.
Allora, è arrivato il momento anche oggi per Maurizio di aprire il regalo. Ma chi? Ma cosa? Dai! Intanto Pia mi ruba una testa. È solo quella, cioè. Ti piacerebbe altro? Volevi? Papà pensava che c'era. Invece è una bocca. No, volevo giocare io. Ti fai vedere questa mascherina? La mascherina della Roma. No, niente. Scusa, io sono Forza Juve. Siamo lo stesso. Ragazzi. Ragazzi. Voi non potete capire in quanti video si è vista la faccia di Gabriele. E Gabriele non se ne è accorto. Tipo i video di 2 anni fa. Vuoi aspettare che vediamo come ti sta piccola? Facci vedere. Ma non è vero, ti sta benissimo. Grazie. È molto bello. Allora, eccomi qui. Oggi è, in realtà è già venerdì. Però mentre montavo il video e lo stavo finendo di editare, mi sono accorta che non vi ho salutato. E non mi piace finire il video così senza saluti. A meno che non sia proprio una situazione super particolare. Non mi piace. Sono qui in camera, così vi faccio vedere anche la scrivania. Non si vede solo quella. Aspettate. Secondo me, poi vi giro, ve la faccio vedere bene dopo. Comunque secondo me è veramente molto carina. Qui adesso poi andrà montata l'altra di Gabriele. Anche se in realtà o abbiamo preso male le misure noi, ma me, lo spazio che c'è lì mi sembra più piccolo di quello che tiene. Però al massimo si può spostare ancora un pochettino più in qua. E comunque ci stanno tutte e due. Dobbiamo fare le prove. Adesso questo è tutto l'accampamento che c'è, perché appunto c'era Nicole e se no non potevano dormire tutti quanti. Però devo vedere fin dove arriva il letto, per fare in modo che per capire se ci sta comoda la scrivania lì. E niente, adesso poi lì Sabrina ha già messo lo scotch, così vado a dare lo smalto nero. E niente, quindi io sono qui solamente per salutarvi, per aggiornarvi su queste cose qui e per ringraziarvi, per dare il benvenuto a tutti quanti i nuovi iscritti. E fatemi sapere cosa ne pensate della scrivania. Come al solito vi lascerò il link sotto in descrizione. Le abbiamo prese su Amazon. E così se per caso vi interessano le potete prendere anche voi. E praticamente sono 90 per così, 50 mi sembra per così, mi sembra un po' corta per essere 50, forse 40, boh. Comunque e niente, mi sembra molto 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 bella. Comunque adesso vi lascio una panoramica per vederla bene. E noi ci vediamo lunedì con un nuovissimo video. Ciao!